Professor Antonino Petrolino, 3L, buongiorno. Volevo porle una domanda circa l'impiegatizzazione dei docenti che lei giustamente nella sua relazione stigmatizzava come un fattore di ritardo della scuola italiana. Ecco, ci può dire qualcosa di più preciso su questo? Come contrastare questa impiegatizzazione? Ma riqualificandoli evidentemente, dando loro da una parte una preparazione più solida e più adeguata alle sfide che devono affrontare quotidianamente, dall'altro alla consapevolezza di essere dei professionisti, e questo sia appunto sia attraverso una formazione seria, che finora diciamo non c'è stata, proprio perché si tratta di lauree generiche, generaliste, e non di lauree per fare insegnante. Se Certo. io sono un professionista, studio per formarmi alla professione e una volta che ho raggiunto l'obiettivo ho la consapevolezza di essere qualcosa che non si trova sul mercato. Se io ho una laurea in matematica, ce ne sono 100 altri che hanno una laurea in matematica e non sono insegnanti, hanno la stessa preparazione che ho io, non Certo. sono portatori di qualcosa di specifico. Quindi una preparazione universitaria dedicata al mestiere di insegnante è una delle premesse per riappropriarsi del ruolo. Quindi anche dell'orgoglio di categoria, non voglio dire di casta, ma di categoria sicuramente. Naturalmente un riconoscimento economico Certo. consistente, soprattutto per coloro i quali fanno di più e meglio, e questo porta con sé ovviamente un discorso che è sempre evitato perché è considerato tabù, ma che non si può continuare a evitare, cioè quello della valutazione. Se bisogna stimolare l'insegnante a fare di più e meglio, a riappropriarsi della propria professione, a riacquistare l'orgoglio di essere dei professionisti, bisogna anche distinguere chi lo fa realmente e chi non lo fa. Su 1 milione di persone non tutti lo fanno. Io sono sicuro che la maggior parte degli insegnanti sono all'altezza del loro lavoro, ma purtroppo un numero non trascurabile non lo è. E questo numero non trascurabile, come sempre, rappresenta la mela marcia che guasta tutto il cesto delle Certo. mele buone. Quindi è un insieme di politiche, di prassi che occorre, non una singola ricetta. Ma sicuramente le componenti di questo sono la valutazione, la formazione iniziale e il trattamento economico. E un altro elemento di cui parlavo prima, il fatto che dedichi una parte importante del proprio orario di lavoro a preparare il lavoro, prepararlo attraverso la collaborazione con gli altri, attraverso lo studio delle situazioni individuali dello studente, attraverso azioni di tutoraggio, di coaching, tutta una serie di attività che gli facciano vedere lo studente non soltanto come quello che il pappagallo ammaestrato per dare risposte giuste, ma con una persona con i suoi bisogni e le sue curiosità che si possono incoraggiare, Certo. indirizzare, assecondare, eccetera. E riconoscendo tutto questo anche economicamente, quindi. Sicuramente, ripeto, è una delle componenti Oh, ecco, fondamentali. e dal punto di vista giuridico, quindi lei sarebbe per l'uscita quindi dal pubblico impiego degli insegnanti, perché gli insegnanti dal 93 Sì, teoricamente sono già fuori dal pubblico impiego perché stanno con un contratto fitticiamente di diritto privato, poi in pratica la Beh, logica di tutto il pubblico impiego ha un gestione contratto di diritto privato dal di 93. fatto, però le logiche sono rimaste le stesse, quindi non è tanto un problema come posso dire, di uscita dal pubblico impiego, è un problema di uscita dalla logica impiegatizia. Quindi rimanere giuridicamente nel pubblico Si impiego può ma anche con una rimanere logica tipo giuridicamente, diversa. ma la logica deve essere diversa e sicuramente deve esserci più spazio per il merito. E quindi per la valutazione e quindi per la retribuzione, perché sono tutte cose Collegate, collegate, non si può certo. agire soltanto su una delle leve lasciando da parte La ringrazio moltissimo, le altre. professor Petrolino, grazie.